Una grande emozione, un ritorno alle origini della cristianità e un ricaricare le pile della propria fede religiosa. Antonio Agazzi, ex consigliere comunale cremasco, era tra i 2000 fedeli che ieri sono stati ricevuti da Papa Francesco in Vaticano nell'Aula Paolo VI, accompagnati dal vescovo Monsignor Daniele Gianotti in un incontro che era atteso già da 3 anni dopo la beatificazione di padre Alfredo Cremonesi, seminarista e diocesano originario della diocesi di Crema, celebrata il 19 ottobre 2019. È stata davvero un'emozione grande, in primo luogo perché è sempre stupefacente, insomma, è sempre molto bello approdare alla Basilica di San Pietro, perché è il cuore della cristianità. Sotto l'altare maggiore c'è la tomba appunto di San Pietro, quindi come Gesù nei Vangeli viene tramandato, disse: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E come l'abbraccio con il Papa dei fedeli presenti è stato davvero molto caloroso e festante anche, e quindi è stato bello anche, come dire, un dono grande anche per noi. Il Papa ci ha invitato a praticare proprio la comunione tra di noi, ad avere una grande attenzione nei confronti delle persone anziane, degli ammalati, dei poveri, dei più deboli, ad essere sempre accoglienti, ha detto, nei confronti di chi bussa alla nostra porta, a curare molto l'educazione delle giovani generazioni. E molto bello anche il messaggio ad essere dei modelli di custodia del creato, che sono poi gli elementi fondanti del suo magistero, quelli che ha racchiuso anche in alcune encicliche, Laudato Si, Fratelli Tutti, insomma. Ecco, in piccolo abbiamo vissuto un momento grande e la diocesi di Crema è stata davvero molto presente. Un concorso di più di 2000 fedeli è stato sorprendente anche per gli organizzatori.